Nuova puntata e quest'oggi in collegamento da Napoli il solito James e c'è da dire che per ben due puntate manca la nostra Francesca che diceva ormai non vi scrollate più di me, ma invece ahimè manca, ma non può mancare invece il collegamento con James, sperando sempre di poterlo fare dal vivo al più presto, visto che adesso le restrizioni ci permettono di incontrarci. Passiamo subito la palla a te, James. Manca, diciamo, poco ormai anche all'estate. Come ti stai organizzando? Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Un saluto speciale soprattutto a Franceschina, che non vedo l'ora che ritorni, perché comunque mi fa piacere Partners in Crime. Adesso si usa tanto questo termine da dire. Niente, come mi sto organizzando? Sto organizzando che lavoro sempre, come abbiamo detto nelle scorse puntate, a braccio e aspetto quello che ci venga detto, ma a livello organizzativo io sono uno, mi reputo fortunato perché scrivo tanto e spero che esca qualcosa di buono da questa scrittura. E soprattutto sono contento che nascono, diciamo così, delle collaborazioni tra di noi, anche con queste connessioni che stiamo facendo online, perché purtroppo questa quarantena ci ha dovuto, diciamo così, riorganizzare, sia con te con il contenitore d'emozioni, sia con Funny Moon, dove abbiamo avuto degli ospiti che poi ci siamo interscambiati, diciamo così, in puntata. Se te ne sono grato, scusa che ti interrompo, grazie mille. E appunto parliamo del contenitore d'emozioni, perché in questa puntata vedremo, diciamo, uno dei tuoi collegamenti. Non sveliamo chi ci sarà, però parliamo di questo contenitore d'emozioni, perché giustamente ormai gli amici da casa lo stanno vedendo da qualche settimana nella nostra trasmissione. Come fare per partecipare con te in trasmissione e quali sono stati gli ultimi argomenti che hai trattato? Il contenitore d'emozioni è un argomento a piacere, è nato 80 giorni fa, circa, mettiamoli circa, perché poi chi più chi meno come giornate, di cui sono 80 repliche in più, perché siamo andati inizialmente entro 4 volte al giorno, ci tenevamo compagnia e teniamo compagnia. Contenitore vario, che adesso l'abbiamo diviso nella sua crescita in varie rubriche, facciamo da moda e spettacolo, politica ed attualità, arte e tutto quello che possa concernere, cioè tutto quello che concerne possa concernere in uno spazio raggio, con un ampio raggio, in uno spazio bello grande dato agli artisti, perché è quello che mi compete di più e curo non solo, ma con altri partner le varie rubriche. Come poter fare? Potete seguire me, James La Motta, scrivere al contenitore di emozioni e le varie pagine. Ce le abbiamo tutte, le abbiamo create tutte, ci siamo aggiornati, manca solo i TikTok vari, ma abbiamo vari riferimenti, ci sono anche i numeri di telefono. E la cosa bella è che stiamo andando oltre oceano. Vi do questa chicca e penso che poi ve la passerò, e vi do solo, perché voi sapete, io vi do solo delle chicche, ma andremo oltre oceano per il prossimo servizio che vi farò vedere, e non dico più nulla. Bene, sono curioso, perché ovviamente andando online siamo già internazionali, ma di servizi internazionali, tranne quando potevamo fare i nostri fanni viaggi, ultimamente ne stiamo facendo zero per via, diciamo così, di questa maledetta quarantena che ormai sembra che ci siamo lasciati alle spalle, sperando sempre che non ci siano nuovi contagi. Ma il fatto di vedere che, diciamo, tutti quelli che girano intorno a Funny Moon e anche a te si creano delle connessioni internazionali ci fa solo che piacere, anche perché così ci rende tutti più uniti, no? Insomma, le distanze sono diventate relative. Altri riferimenti che possiamo dare sono il nostro numero di telefono. Ti do l'onore a te, in mancanza della nostra, diciamo così, valletta Francesca, di dare i nostri riferimenti telefonici. Così chi vuole essere in contatto con te già lo sa, ma chi vuole essere in contatto con Funny Moon come può fare? Può, a parte andare sui social, mettere un bel like e seguire tutto quello che si è fatto e quello che si farà, ma soprattutto per rivedere e proporsi anche mandando le mail, ma soprattutto chiamare e contattare il 333-386-93. Se un artista, un cantante, un ballerino, uno pseudo conduttore o una persona che vuole imparare anche questa volta, e glielo insegneremo anche a stare su uno smart working oppure usare le piattaforme, siamo sia io personalmente che con Ettore disponibili per formazione live online, a questo punto a tutto a titolo gratuito. Lo potete fare, ripeto, al 333-338693
o tutti i social che possono esistere, mettere un bel like, YouTube, Facebook, ora anche Instagram. E questo, diciamo, mettere un like non costa nulla, ma ti può dare la possibilità di andare avanti alle camere e proporti gratuitamente. Non ci rimane solamente che partire con questa lunga puntata, dove rivedremo anche questa settimana, ahimè, il meglio di, ma di nuovo avremo la tua rubrica, il contenitore d'emozioni, che non sveliamo di che cosa parlerà oggi, già comunque ci ha dato un'anticipazione veramente interessante per quello che riguarda l'internazionalità della cosa, ma lo farà quella parolina magica che solitamente è, lascio a te la parola, James, di dirla. Sommario.